Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizio così con la zucca al forno della nonna, buonissima. Ehi Kiri, fammi vedere Mario così puoi andare dal nonno. Ehi Kiri, che abbiamo preso lì per in offerta. Questo è uno svuota spesa misto a bontà delle che fa mia mamma. Guardate che buone. Cosa ci hai messo ma dentro? Pollo, sale, olio, paprika e rosmarino. Buonissime, una cosa 76 eccezionale. calorie per 100 grammi. 76, no, non guardate qua, non è, è che purtroppo si è rovinato, ma non è sporco assolutamente, purtroppo si è rovinato con l'uso. Scendi e metti la sua bella. Buonissime. Allora, eccomi qua. Questa è tutta la spesa che abbiamo fatto oggi, birra compresa, l'acqua e le patatine. No, sono una merenda di Mario che non ha finito. E questa è tutta la spesa, tutta la spesa. L'acqua non fateci caso perché è vecchia, però la beverò, quella la teniamo lì. Non so, questo era Mario che è entrato ed è uscito. Allora, spero che stavolta il mio telefono sia clemente nel farvi vedere, eccoci, 2584 di metà, perché ho provato a dividere la spesa perché avevo questo buono da 2,50 € su una spesa da 10 euro di frutta. Ho provato a dividere la spesa, ma non mi è andata bene, ahimè, nel senso che la prima me l'ha presa, la seconda metà che ho pagato 14,23, il buono da 2,50 € non me l'ha preso. Quindi consiglio per chi va all'Iper, la Grande Ima, penso che valga un po' per tutti i supermercati che generano Catalina, quelli, come vi ho detto nel video precedente, sono Catalina. Se avete un buono, come nel mio caso, della frutta e comprate altra frutta in un secondo scontrino, secondo me vale per l'Iper, ma varrà un po' per tutti. Il secondo buono non ve lo prendono, quindi piuttosto andate un altro giorno. I buoni comunque erano due, avevano una scadenza diversa, uno il 23 e uno il 24 di ottobre. Fa niente, tanto noi, come potete vedere, di verdura ne compriamo a iosa. Un secondo che mi chiama Mario. Eccoci qua, era Mario che voleva farmi vedere che dentro il Kiri in offerta 1,39 € era uscito l'occhio del pirata. Poi faccio vedere, ho preso questo, non si vede il prezzo perché Mario ha cercato di aprirlo. A Mario piace molto non il sushi, ma la cipolla, quella caramellata che loro mettono sopra. Insieme queste qua sono tutte in omaggio. Se invece poi prendete quelle dentro il vasettino, è più grande, ovviamente quella costa 90 centesimi, ma queste sono tutte in omaggio, zenzero e wasabi. Quindi con queste, e poi tra l'altro dentro il Sushi Daily ha dell'altro, ha la salsa di soia. Ah, poi alla fine con il primo scontrino mi hanno generato questo e questo per Itena. Questo è su una spesa di 45 euro per qualsiasi cosa entro il 31/10. Allora partiamo. Quindi vi ho fatto vedere questo che ha voluto Mario, la birra che ha voluto Rocco. E questo era nel secondo scontrino la birra, invece il sushi era nel primo scontrino. Poi ho preso queste che i miei bambini mangiano, queste perché la tessera rossa vanno sulla tessera rossa, però io le avevo finite e Mario le mangia post asilo una, o queste o altre cose, dipende in quel momento cosa c'è, e vengono neanche tanto a prezzo di anche da discount. Queste invece vengono 79 centesimi. Mi ridanno, se avessi avuto la tessera rossa entrambe mi avrebbero ridato il 10% come la frutta e la verdura, quella sempre che non è in offerta vi ridà il 10%. In offerta non so se ho preso qualcosa, forse i broccoletti erano, il cavolo era in offerta, forse cavolo e broccoletti. Tutto il resto che non è in offerta, usando la tessera del colore dedicato, quindi in questo caso la frutta e verdura verde, vi ridanno il 10%. Questi li ho presi perché a Mario e Francesco e anche a noi,
il giorno in cui ho il giorno libero, alle volte mi faccio l'hamburger, invece Mario e Francesco lo mangiano, più che altro Mario, perché Francesco il panino non lo mangia, mangia piuttosto l'affettato così. E questi qua sono senza semi, però sono buoni lo stesso, e ognuno di questi mi ridava 30 centesimi per provare a vincere il, diciamo, jackpot, tra virgolette, quella comunque la vincita in più con i prodotti sponsor. Purtroppo mentre stavamo uscendo, abbiamo sentito mentre stavo andando alla macchinetta per provare a vincere, abbiamo sentito complimenti, hai vinto, quindi stasera non ci provo, male che vado ci provo domani mattina. Quindi questi qua mi generavano credito questi e ne avevo presi altri due, o forse li ho lasciati, mi sembra di aver presi altri due, perché la spesa l'ha messa sulla cassa Rocco, non vorrei che si è dimenticato di prendere gli altri due. Adesso mi viene il dubbio se li ho presi o no. Vabbè, comunque poi queste sono peperoni, però sono in offerta a 1,59 euro, sono già preconfezionati. Oggi ho speso 25 meno 2,50 euro più 14, purtroppo non meno 2,50 euro, purtroppo non me l'ha dato. Se no avrei risparmiato 5 euro, quindi fate 25 più per i dispari 15 sono 40 euro, meno 5 è 35. Però invece il 2,50 euro non me l'ha preso del secondo buono, quindi 37 euro circa tutta questa roba, che direi che è già che buono. E fate conto, questi qua io li ho acchiappati al volo perché 1,59 euro peperoni da noi qua in provincia di Milano è un super 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 prezzo, veramente ottimo. Rucola, questa qua bio, ne ho presi tre pacchi perché volevamo capire con la cassiera come mai il secondo buono non me lo prendesse, e alla fine, nonostante abbia messo due rucole in più perché ero abbondantemente sopra i 10 euro di frutta e verdura, non me li ha generati. Scusate la sedia, sentite i rumori, sono io che pesto contro la sedia, contro il tavolo, non fateci caso. Ne ho presi tre bio, non si può ben vedere. Poi ho preso tre confezioni di melanzane, una mi sono accorta che forse era meglio che non la prendevo, vabbè, fa niente ormai, 89 centesimi al chilo, ne ho prese tre, anche questo ottimo prezzo. Si trovano anche a 99, però io avendo questo buono le ho prese lo stesso lì. I pomodorini a 2,49 il chilo, il ciliegino, che è un ottimo prezzo perché in genere costano dall'euro 30 se vi va bene all'euro 80, all'euro 90 mezzo chilo, questi 2,49 euro un chilo, che poi a Mario e Francesco piacciono un sacco. Francesco li mangia anche così, lavati, glieli lavo, butto in bocca e mangia. Le cipolle non sono grandissime, come si può vedere, 0,69 centesimi. E noi prendiamo queste anche perché tanto una cipolla per noi vale l'altra, non abbiamo preferenze particolari. Qua ci sono le altre melanzane che ho preso e le zucchine. Zucchine ne ho prese meno perché erano più grosse come grammi. Quindi ho preso questa 0,99 al chilo per 910 grammi e questa sempre 0,99 al chilo, sì, lo so, al contrario, per 1,09 euro, 1,100 kg. Poi ho preso questi funghi, spero di averli presi bene perché a me non piacciono, però la spesa molto spesso la faccio io, lo faccio quasi solamente io e i funghi non è che mi piacciono tantissimo, spero di averli presi bene. Mezzo chilo, 1,29 euro, anche questo ottimo prezzo. Queste mele ho letto che erano del produttore locale, 1,68 euro 2 kg, c'erano 1,68 euro 2 kg queste golden, e 1,98 euro se non mi ricordo male, quelle rosse. Io ho preso queste qua perché venivano meno. I broccoletti che io amo tantissimo, beh, a me piace tutta la verdura tranne i funghi e poco altro. 0,99, sì, lo so, al contrario. 0,99, anche questo ottimo prezzo perché da noi, se vi va bene, il broccoletto 1 mezzo chilo 0,99, se non anche 1,39 euro, 1,49 euro e via dicendo. Quindi 0,99 ottimo prezzo. Questi sono gli altri peperoni, sempre 1,59 euro, 1,59 euro. Speravo di trovare principalmente quelli rossi, che è molto difficile, non so come mai, perché a Mario piacciono un sacco e va bene, li ho trovati. Poi mia mamma mi aveva chiesto questi, quelli normali,
0,69 o 0,99, adesso non mi ricordo di preciso. Le carote, 1 chilo, le ho prese perché sono piccole e quando Mario e Francesco le vogliono le peliamo in 2 secondi e gliele diamo in mano così. 0,88, ci sono quelle più grandi, 1,29 euro, ma a me vanno bene queste qua, vi ho detto il perché. Poi io volevo, che poi alla fine non l'ho bevuto più, questo qua, 100% pera, non mi ricordo neanche il prezzo. Vabbè, non costava tantissimo comunque perché era un'offerta della Mellin. Visto che non ho fatto merenda, io anche a lavoro, visto che lavoro 10 minuti di tempo per far merenda, prendo questi, schiaccio e ho fatto merenda. E ho controllato le calorie, non sono tantissime. Quanto un frutto più o meno, queste quante calorie hanno? 55. È una pera, quindi siamo diciamo in media. E le banane della Chiquita, 1,39 euro. Chiquita, anche questo ottimo prezzo, perché in genere, almeno dalle mie parti, costa sull'1,99 euro. Allora, quindi vi ripeto, 40 euro più o meno, centesimo più centesimo meno di tutto, meno 2,50 euro. Mannaggia la miseria, non mi ha preso l'altro 2,50 euro. Perché mi sono fatta bene i calcoli, io da brava risparmiatrice mi sono fatta tutti i miei calcolini con la calcolatrice per arrivare a 10 euro l'uno e 10 euro l'altro, però la seconda volta non mi è andata bene, quindi consiglio piuttosto, se andate all'Iper o andate in un altro supermercato, dividetela in 2 giorni. Penso che comunque, visto che è a scadenza il 24, noi la consumiamo, magari proverò ad usare entrambe, perché le ho già provate ad usare entrambi, quello per la spesa e quello per la frutta, e tranquillamente me li hanno presi. Mi hanno preso prima quello della frutta e poi quello della spesa, quindi dovrò farmi molto bene i calcoli, dovrò studiare la cosa molto molto bene. Va bene, io vi ringrazio per aver visto il video, spero di avervi fatto compagnia, spero di comunque di avervi fatto prendere qualche spunto per le vostre spese. Io vi ringrazio ancora. Se volete mettetemi like, se vi fa piacere condividete. Vi mando un bacione grandissimo e vi saluto e alla prossima. Adesso vi mando a mangiare, adesso no, però tra pochissimo, quelle buonissime zucchine di mia mamma che hanno sprigionato un profumo quando sono entrata, meraviglioso. Un bacione ancora grande, iscrivetevi, condividete, commentate sempre se non sono stata chiara o se avete qualsiasi voglia da qualsiasi cosa da chiedermi. Un bacione ancora e alla prossima. Ciao ciao!